Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història. I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa. La porta per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entra naps i cols, va i m'enduc una carbassa. I una defensa de 4, amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment. Si les coses... Eccoci che siamo ritornati in diretta qui su Radio Barça Italia, www.radioromafutura.it. Avete ascoltato insomma tutti gli interventi, avete ascoltato un po' di musica perché abbiamo parlato tanto, e quindi ogni buon conduttore Alberto di radio sa bene che dopo tanto parlare bisogna allietare gli ascoltatori. E allora, e ora siamo qui con te. Con te, bravissimo. Abbiamo messo anche un po' l'inno che sta piacendo ai nostri ascoltatori. L'inno, insomma, la musica che sta piacendo ai nostri ascoltatori. 433 è la mix della SARS. Ah, bella canzone. È il nostro 433. E abbiamo in collegamento, oltre ad Alessandro Esposito, presidente della Pegna Barcellonista di Bergamo, lo conoscete tutti, cioè Sergio Leonetti della Pegna Barcellonista Ticino. Ciao, Sergio. Ciao a tutti, ciao Max, tutto bene ragazzi? Tutto bene, senti, ha nevicato finalmente? Ha nevicato e anche l'influenza sembra che sia passata. Questo è importante. Bello. Bene. E poi ci abbiamo per la prima volta, grazie a Vittorio Pegone, ci abbiamo Luciano Pavanni in collegamento da Alessandria della Pegna di Torino. Ciao Luciano. Ciao Luciano. Ciao a tutti, buonasera, ciao. Allora Luciano, ciao. Ovviamente le presentazioni le abbiamo fatte, Luciano che poi io quando mi ha detto che era oggi lui in collegamento, Luciano, perché ci ho interagito sui social e siamo anche amici su Facebook, quindi quando me l'ha detto Vittorio, ho detto beh no, Luciano insomma lo seguo, quindi sapevo chi era. Allora, partendo sempre su quello che stiamo discutendo questa sera, al di là del come è andato ieri il Barça, tutte queste cose qua, insomma questa grande famiglia barcellonista di lingua italiana, partendo appunto da Luciano che è appena arrivato qui con noi, che ne pensi Luciano, dobbiamo ancora essere divisi oppure riusciamo tramite i social, questa radio, ad interagire, ad essere più uniti come grande barcellonista di lingua italiana, famiglia, ecco, come dice Sergio? Beh, secondo me siamo già abbastanza uniti, nel senso che comunque tra i gruppi su Facebook, sui vari social, c'è una bella, insomma, siamo un bel numero e ci si trova molto facilmente, ed è una cosa molto bella, considerato che insomma quando ero piccolo non c'erano queste possibilità e pensavo di essere l'unico in Italia, ecco. E, insomma, passare da uno a tutti quelli che siamo è una bella soddisfazione. Quello sicuramente, trovarsi una volta tutti insieme sarebbe molto bello, ecco, quello sì. E invece Sergio, stessa domanda anche per te? Allora, questa domanda la conosci, no? Allora, io vivo praticamente a 700 km da te, non t'ho mai visto, ma è nata una grande amicizia, è vero. A questi colori, il blau e grana. Con Alessandro, io più vicino, sono 180 km, ma è nata questa grande amicizia sempre per i colori blaugrana. Francesc, 1000 km, quando vado giù ci siamo visti. Certo. Sai, veramente questi colori hanno formato questa grande famiglia e questi grandi valori che sono anche l'amicizia, la correttezza, la cordialità, oltre a quelli sportivi. Questa, ecco, vedi, poi sono d'accordo. E guarda caso, dandola adesso la parola ad Alessandro, Francesco Gabbino, che poi vorrei una volta a sentire in radio perché ha fatto un bellissimo articolo sul blog della Pegna di Bergamo, no Alessandro, che è Passione Blaugrana. Francesco sì, Gabbino sì. Ci scrive ovviamente le frasi del nostro inno. Tanse val don venim, sì dal sud che dal nord, no? E quindi questo è importante perché poi è proprio l'inno del Barça che dice queste frasi. È caduto qualcuno, Alessandro proprio. Ecco, aspettate ragazzi che lo recuperiamo, eh?
Stavo... E l'inno, scusa Maxi, vai. L'inno dice anche una bandiera è francermana, una bandiera è fraterna. Esattamente. E questa qui è una frase veramente bella. Eh sì, è quello appunto. Grazie che... a questi colori siamo tutti uniti. Quello che appunto che ha scritto in chat Francesco, appunto, una bandiera. Ecco, appunto, stavamo dicendo, appunto, Francesco ci ha scritto una parte dell'inno del Barça che Sergio stava anche riprendendo, insomma, una bandiera è germana e quindi è una bandiera è fraterna. No, Alessandro, quindi poi alla fine questa cosa ci dovrebbe riuscire anche abbastanza bene. Assolutamente sì, la meraviglia del nostro canto, specifico canto, sì. Tu essendo socio come me riceverai la rivista del sì, Barça sì, sì. trimestralmente eccetera, ricordo che se non sbaglio 5 anni fa ci fu un'intervista, una ricostruzione insomma di testimonianze circa l'autore del canto del Barça. E specificava, ora non mi ricordo il nome, specificava che non è un inno, è un canto. Ed è la differenza sostanziale. Diceva questo club uscito dalle tragedie, quelle che ricordavi prima, dell'uccisione del presidente Suñol, di tanti anni in cui non ci si poteva esprimere liberamente in Catalogna. Ci siamo liberati anche da un linguaggio bellico, quindi questo non è un inno, quello che io ho scritto è un canto ed è bellissima questa definizione. E all'interno di questo canto, del canto del Barça, ci sono parole che richiamano totalmente il senso della nostra passione. Non importa da dove si viene, se dal sud o dal nord, ci unisce una bandiera, è quello che sta facendo questa nostra passione, blaugrana e che di cui stasera stiamo parlando in questa puntata. E l'unione fa la forza. E l'unione fa la forza. Esatto. Allora, e l'unione fa la forza. Nella chat Tony ci scrive che a oggi ci sono 110 pegne fuori dalla Spagna, in tutti i continenti c'è una pegna culé. No, sì, Alberto. Siamo intercontinentali. Oggi con Alberto, mentre prima della trasmissione stavamo un po' vedendo, sapendo che per chi non lo conosce, insomma, Alberto Polinori, oltre a fare il segretario della Pegna Blaugrana di Roma, è anche il conduttore di una trasmissione Dialogando con Latin America qui su Radio Roma Futura. .it e interagiva con membri della Pegna di Buenos Aires e gli dicevo: Alberto, ma c'è anche quella di Montevideo, come mi hai risposto? E come diciamo noi, lo stesso cane con diverso colore. Quindi, perché tanto l'uruguayano con l'argentino è lo stesso tipo di gente, no? Esatto, quindi poi ecco alla fine come dice Tony, c'è una in ogni paese e ovviamente noi andremo anche a cercare di contattare, oltre a quella di Buenos Aires, anche quella di Montevideo. Magari una volta, no, Ale, Luciano e Sergio, ma facciamo intervenire qualche volta anche qualcuno da Montevideo, qualche barcellonista. Certo, mancherebbe. Molto bene. Senti, torniamo a Luciano. Luciano, come nasce questa grande passione per il Barça? Ma nasce da molto piccolo. Quando avevo 5-6 anni giocavo in una scuola calcio a Torino che si chiamava il Barcanova, è diventato un attimo il Barça per me. Io sono dell'85 e quegli anni erano gli anni del Dream Team, quando avevo 6-7 anni. E quindi è stato subito amore, poi diciamo la Coppa dei Campioni con la Samp nel 92 tutto, è nato tutto da lì. E quindi sono più di 20 anni che seguo il Barça ed eccomi qua. Senti, questa è una domanda che faccio di rito, già ci è passato sotto queste forche gaudine sia Alessandro che Sergio. Qual è la partita al Camp Nou che ricordi con più affetto, più... Al Camp Nou la remontata col Milan 4-0, doppietta di Messi, Villa e Jordi Alba alla fine. E in generale, vabbè, la Coppa dei Campioni a Wembley nel 2011, la finale. Quella del 2001, però... Ma tu stavi a Wembley? Sì, ero a Wembley. Ecco, vedi? Sì.
Quindi qui tutti, diciamo, noi quattro, tutti abbiamo fatto una finale di Coppa. Sergio, tu l'hai fatta, mi sembra, la finale dei Champions, no? A Berlino. Andrea, Alessio, Andrea, perché Andrea? Alessandro. Ovviamente a Berlino, io a Roma e Luciano a Londra, ecco. Senti, Luciano, Londra com'è stata? Insomma, la tua prima finale? Sì. No, la seconda, la prima, vabbè, la Supercoppa Europea a Monte Carlo, quello c'è a Cardone, però vabbè. Tutta un'altra storia. Certo. Bello. Bella. Bello. Sì, decisamente. Ma bella perché lo scenario di Wembley o bella nel senso di perché era la Coppa, perché ovviamente era... Bello per tutto, perché già andare a prendere il biglietto al mattino a Wembley ero già emozionato. Il tornarci con 70.000 persone per la partita, tutto bello. Anche solo adesso che lo sto raccontando mi viene i brividi, solo pensiero. È proprio bello. Poi vabbè, il Barça quella partita ha giocato benissimo, quindi... No, quella fu probabilmente la finale che ha giocato meglio. Forza, con la cornice dello stadio di Wembley. Pomeriggio Trafalgar Square con tutti i tifosi del Barça, con la Pegna di Londra che erano tantissimi, col bandierone, tutto bello. Tutto bello. Senti, invece dicevamo, vivi ad Alessandria, quindi vicino Torino, però sei stato uno dei primi iscritti alla Pegna di Torino, no? Sì. Stavo facendo un corso di informatica ad Arcelli, me lo ricordo ancora. Stavo andando su webdelcule.com, ho visto che c'era la Pegna Barcellonista di Turin, ho cercato subito di contattare chi di dovere, e dopo mezza giornata ero già al telefono con Vittorio e una settimana dopo ero tornato a vedere il classico, quello del 5-0 storico contro Mourinho. No, non male. Luciano ha visto le partite di qualità, mi pare. Sì, ragazzi. Sì. Io sul computer ho un quadernetto con tutti i risultati dal 2002 in poi, e ci sono state anche partite con poche gioie. Insomma, il 2002, insomma, era quel periodo. Anni bui. Io oggi raccontavo, insomma, in privato ad Alessandro, invece c'ero quel giorno brutto della contestazione. La brutta sconfitta in casa e la contestazione a Gasparte, ricorderete? Sì, mi ricordava un po' le cose italiane, insomma, le violenze italiane degli stadi, quelle che un po' il professor Argenio ci raccontava prima, ecco, di queste cose. Brutti momenti quelli del Barça. Brutti momenti come quell'anno che mandarono via Van Gaal, ricordate, che poi presero Antic. Sì, è proprio il 2002-2003. Quando perdemmo con la Juve in Coppa dei Campioni. Esatto, e Xavi fece un gol bellissimo. Vincemmo a Torino con gol di Saviola. No, 1-1 allo stadio, in curva della Juve. Montero, Saviola. Ah, 1-1, sì, Montero e Saviola. Vabbè, queste erano cose brutte. Non ricordiamo però le cose brutte, ragazzi. Ma ogni tanto è meglio ricordarle, dai. Esatto. Servono come esperienza di vita, sempre. Servono come esperienza di vita. Questo è fuori ombra di dubbio. Voglio tornare invece a Sergio, perché poi, come avete, se ascoltate, insomma, sì, voi la ascoltate, la trasmissione, Sergio, è la nostra voce sulla polisportiva. Sergio, che è successo oggi? Una cosa importante, mi sembra, no? Esatto, ha giocato il Barcellona in Eurolega contro il Khimki, che è una squadra russa, e ha vinto 87-70. È stata una partita importante da vincere, perché la scorsa partita in Eurolega l'aveva persa il Barcellona. Mm. Quindi per rimanere in gara era importante vincere. Nel frattempo, perché ho visto il risultato,